Amici di Canale Caccia.tv, siamo a Caccia Village, edizione 2022. Sentite dai rumori di sottofondo, la fiera si è appena aperta. Sono le 9 della mattina, sono qui con l'amico Bruno Beccaria, direttore commerciale di Franchi e Benelli. Buongiorno, buongiorno a tutti. Bruno, ci siamo visti 15 giorni fa a Verona. È un grande successo di pubblico qui a Caccia Village, mi sembra che a vedere ieri lo stand di Benelli un successo incredibile. Sì, già venerdì c'è stata gente, molta gente inaspettata, pensavo fosse una giornata di riscaldamento, diciamo. E invece no. E invece no, e stamattina la fiera è aperta da non so quanto, 20 minuti. Ma c'è già tanta gente, addirittura mi hanno detto che hanno aperto i cancelli un po' in anticipo perché per smaltire un po' la fila. Sì. È una conferma, perché insomma questa fiera è sempre stata fin dalla prima edizione molto, molto popolata, ed è anche una conferma della voglia di ritornare a vivere dopo un paio d'anni difficili. Benelli e Franchi si sono fatti trovare assolutamente presenti, non era mai accaduto a Caccia Village che avevate un campo sportivo, vi eravate fermati a dei campi da tennis, ma questo è un vero e proprio campo sportivo dove gli amici cacciatori, entrati in contatto diretto con gli amici cacciatori, che è una cosa fondamentale poi, perché sta nel vostro spirito, nel DNA dell'azienda, vivere la caccia e vivere insieme ai cacciatori. Assolutamente, c'è da dire che abbiamo molti nuovi prodotti da presentare, perché negli ultimi 2 anni non siamo stati fermi, nonostante tutto quello che è successo, e diciamo che per la prima volta quest'anno alla fine facciamo vedere una fiera, la Lupo, per quanto riguarda la Bolt Action Benelli. Non avevamo mai avuto l'occasione di farla vedere se non 15 giorni fa a Verona. Già si trova nell'armeria da parecchio tempo, sì. Quindi probabilmente la conoscevano già gli amici cacciatori, ma avere la possibilità di spiegarla nei dettagli dal vivo è un'opportunità che non potevamo mancare. È bello perché delle volte parlando con i cacciatori c'è un senso di appartenenza nell'avere in mano un Benelli o un Franchi. Magari sei stato il protagonista del rilancio del marchio Franchi, ma aveva una storia dietro a cui sei riuscito a dare una continuità incredibile, aprendo questo mondo anche un po' ai giovani, che è uno dei punti fermi su cui punta l'azienda. A Verona una cosa che mi ha colpito è che tu hai messo l'attenzione sul fatto che sono aumentate nel mondo le licenze di caccia. Sono aumentate le licenze di caccia nel mondo, e questo credo che sia un effetto positivo del Covid. Mi ero promesso di non nominarlo, ma alla fine non ce l'ho fatta. Ci sono nazioni intorno al mondo che non sono state chiuse al 100%, le attività outdoor erano concesse, e quindi molti hanno riscoperto l'amore per le attività all'aria aperta. Non sono aumentate solo le licenze di caccia, sono aumentati gli appassionati di pesca, sono aumentati gli appassionati di vela, sono aumentati gli appassionati di tutte le attività outdoor. Dove c'è l'aria aperta. Avevo la fortuna di viaggiare anche durante il Covid negli Stati Uniti, e la carenza di materiale dedicato all'outdoor era visibile in tutti i centri commerciali, in tutti i negozi. E questa è una cosa che rimarrà, perché le nuove licenze non è che un anno ci sono, esatto, e l'anno dopo no. Si coltivano. Circa il successo di Franchi, non è un merito mio, è un merito del team che abbiamo portato avanti, ed è molto importante capire quali sono i destinatari dei prodotti Benelli, quali sono i destinatari delle armi Franchi, perché abbiamo la fortuna di poter gestire due marchi assolutamente diversi, assolutamente riferibili a cacciatori diversi, che ci dà la possibilità di competere e di proporre prodotti adatti ad ogni nicchia di mercato. Beh, il catalogo Franchi negli anni è aumentato fino a coprire praticamente tutte le aree possibili. Il catalogo Benelli è incredibilmente ampio. Sì. Cioè, ricordiamo anche che è talmente ampio che avete quanti modelli dedicati solo ai mancini? No, ne abbiamo, sì. Cioè, siete praticamente l'unica azienda al mondo che offre una gamma così ampia di questi prodotti. Sì, la gamma, sono due ampiezze diverse, nel senso che Franchi offre un modello per ogni tipologia di caccia. Abbiamo gli Affinity per i semiautomatici, i Feeling per i sovrapposti,
e abbiamo la Horizon, un grande successo per la Bolt Action, che è stato un grande successo. Con Benelli abbiamo più proposte, il semiauto, abbiamo l'M2, il Montefeltro, il Raffaello. Per non dimenticare l'828, che è stata una scommessa, perché Benelli mai aveva fatto sovrapposti e è un successo incredibile. E l'ha fatto a modo suo, non proponendo un sovrapposto classico, ma... Io sono innamorato di quell'arma, per cui è inutile che... Tra l'altro presentiamo proprio adesso due nuovi modelli, la Limited Edition, secondo me l'arma ad oggi esteticamente più bella sul mercato, in tiratura limitata, e poi il primo 828 in acciaio con trattamento Best, che vabbè, credo che ormai tutti conoscono questo trattamento con diciamo strati di vernice diamantata, che permette delle soluzioni, sì, l'ho banalizzato. Sì, non è una vernice, però è un trattamento superficiale che dà all'arma e a tutti i componenti trattati appunto con il Best, che vuol dire Benelli Surface Treatment, coperto da segreto industriale, dà una resistenza agli agenti atmosferici, alla ruggine, insomma il... Si dice che è un diamante per sempre? Eh sì. Col Best. Siete il The Bear della caccia. Col Best anche il fucile. Senti, garantito 25 anni, ecco, le parte tanto Best. No, non per niente. Vorrei chiudere con i numeri. 300.000 armi vendute lo scorso anno. Io so che vi aspettate addirittura di superare questi numeri quest'anno. Beh, già le 300.000 armi prodotte e vendute sono state un traguardo straordinario, non indifferente. La fabbrica ha reagito molto bene, perché da un lato è stato anche inaspettato. Il mercato sta ancora tenendo, stiamo producendo ancora su ritmi impensabili, incrociamo le dita e vediamo. Possiamo. In ogni caso non andremo... Se non sarà un anno record, sarà il secondo anno record. Bene, ottimo. Bruno, io ti ringrazio come al solito. Potete chiaramente visualizzare tutti i prodotti della gamma Franchi su franchi.com, su benelli.it. Ti do un numero che dà l'idea della dimensione di Benelli. Noi abbiamo un portale che si chiama cataloghicaccia.it. Certo. Prova a dire un numero di quanti download ci sono stati di cataloghi Benelli in 2 anni. Guarda, te lo do io, siamo a 167.000 download. Volevo dire 200.000, non c'è. Ma ci arriveremo presto, Bene, ti ringrazio come al solito e buon lavoro e in bocca al lupo per gestire tutta questa passione che abbiamo alle nostre spalle. Ma è un piacere, veramente un piacere. Amici di Canale Caccia, dallo stand Benelli, e per il momento è tutto, poi andremo a scoprire anche qualche prodotto, Bruno. Sicuro ce n'è da scoprire. Dai. Grazie. Grazie.